L'azienda agricola svolge un ruolo doppiamente importante. Da un lato, la viticoltura regala un prodotto molto importante per il Made in Italy, il vino di qualità a Montalcino, in particolare il Brunello di Montalcino, ma dall'altra svolge anche un ruolo di tutela e salvaguardia del paesaggio. Come si possono conciliare questi due importanti aspetti? Ma oggigiorno la viticoltura, l'agricoltura, in questo caso particolare la viticoltura, è estremamente legata al territorio. Da un po' di tempo a questa parte il vino non si vende soltanto perché è buono, ma si vende perché è associato all'immagine del territorio. Quindi il binomio agricoltura, viticoltura, territorio è fondamentale, che vada avanti di pari passo. Noi abbiamo sempre più visite in azienda, i nostri consumatori, i nostri importatori vogliono conoscere tutto dell'azienda, come si produce il vino, le tecniche anche più particolari per produrre questo vino, vogliono venire a vedere le cantine, perché poi diventano, diciamo così, iniziano un rapporto di fiducia con l'azienda stessa. Quindi questo rapporto tra territorio e produttori deve essere fondamentale, deve essere curato, deve essere sempre più stretto e con obiettivi comuni. La redditività economica è quello che poi può permettere all'azienda di fare un investimento anche sul mantenimento del paesaggio e il mantenimento dell'ambiente. L'ambiente naturale è bellissimo, ma l'ambiente agrario, l'ambiente quindi antropizzato e gestito dall'uomo, necessita di cure, e questo porta a delle spese. Le spese sono ampiamente giustificate se noi riusciamo a migliorare e ottimizzare il nostro paesaggio con i nostri interventi, perché poi abbiamo un ritorno anche da un punto di vista di immagine veramente importante. Non è così semplice per le aziende oggigiorno riuscire ad arrivare a tutto questo, perché spesso la pianificazione territoriale e alcune leggi o alcuni cavilli ci mettono in difficoltà. La cosa importante sarebbe avere delle risposte rapide, che quando un'azienda vuole investire, capire se è una cosa che è fattibile o no e capirlo in tempi brevi. Questo è un concetto fondamentale per poter fare impresa, perché non si può pianificare un'idea e poi magari realizzarla dopo 4 anni quando le situazioni economiche sono cambiate. Oggi spesso ci troviamo in queste condizioni di avere dei progetti che vogliamo realizzare, vogliamo investire, e non riusciamo per un discorso di lunghezza dei tempi burocratici. A Montalcino come si coniugano il vino e il paesaggio? Beh, diciamo, non dimentichiamo che l'agricoltura è un'attività dell'uomo, non è che è presente in natura, quindi diciamo che è un'interazione tra l'attività umana e quello che serve per produrre. Il paesaggio è fondamentale, però è importante anche che gli imprenditori, le aziende producano con dei crismi, e cioè quindi con anche dei ritorni economici. Per far questo è importante, per esempio, che i vigneti, nel nostro caso, siano vigneti dove è possibile meccanizzare. Cioè, la meccanizzazione è stata un'arma importante, fondamentale per migliorare le caratteristiche produttive dei vigneti, ma nello stesso tempo anche per ridurre i costi. Costi che poi, ridotti, possono in qualche maniera aiutare le aziende a vendere il proprio vino, cioè andare all'estero, nei paesi emergenti, per pubblicizzare questo vino e quindi avere anche un ritorno. La sinergia pubblico-privato può aiutarci tantissimo nel migliorare i nostri investimenti, e ci può permettere di passare i paesaggi che stiamo gestendo migliorati nel futuro a chi seguirà dopo di noi in questo tipo di lavoro.